O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Fratelli e sorelle carissimi, cari amici, devoti di Padre Pio, devoti del Servo di Dio Fra Modestino da Pietrelcina, quanti ci seguite per Padre Pio TV, a voi il mio fraterno saluto. Saluto con gioia e con affetto fraterno il fratello Rinaldo, guardiano di questa fraternità dei Cappuccini di San Giovanni Rotondo. Ringrazio Padre Aldo per rettore di questo nostro santuario, per l'invito a me fatto. Saluto i sacerdoti, i confratelli e mi piace vedere e saluto con affetto gli studenti di teologia. Con gioia, questa sera iniziamo la novena in preparazione alla festa di San Pio da Pietrelcina. E nello stesso tempo ricordiamo il terzo anniversario dell'apertura del processo di beatificazione e canonizzazione di Fra Modestino Fucci da Pietrelcina. In questa Eucaristia preghiamo affinché lo stesso processo prosegua nel modo migliore e quanti si stanno adoperando al servizio della causa siano sostenuti quotidianamente dallo Spirito Santo. Sia lo stesso Spirito Santo a portarci al risultato che tutti auspichiamo, la beatificazione e canonizzazione in terra del Servo di Dio Fra Modestino. Oggi la Chiesa celebra la festa della esaltazione della croce e mi piace iniziare un breve pensiero di riflessione con la colletta della Messa, che ci presenta Dio Padre, il Creatore, come il grande architetto della storia della salvezza. Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nella storia del mondo, non ha mai abbandonato l'uomo peccatore, disubbidiente, superbo, ma nella sua grande bontà ha deciso di salvare l'uomo, chiedendo al Figlio suo Gesù, obbediente sino alla morte e alla morte di croce, di sacrificarsi per gli uomini peccatori, per tutti noi uomini peccatori. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo unigenito Figlio. E meditando su questi primi due righi della preghiera, ci rendiamo conto di un controsenso. E il controsenso è che proprio la croce è fonte di salvezza. Ma dobbiamo precisare che non è la croce, che è strumento di morte, la fonte di salvezza, ma Cristo, obbediente fino alla morte e alla morte di croce. È Lui la fonte della nostra salvezza. E in questo punto particolare possiamo riconoscere che il peccato, in primis il peccato originale, è stato determinato dalla disobbedienza dei nostri progenitori, la salvezza passa per l'obbedienza del Figlio. Ed è facile anche tirare una prima sommaria conclusione. Se per disobbedienza noi pecchiamo, obbedendo ritorniamo in grazia. Obbedendo a Dio, obbedendo alla Chiesa, obbedendo ai pastori. A questo proposito ritornano con incisività le parole della lettera di Paolo ai Filippesi, che ci dicono come Cristo ha vinto la morte. Ho già detto con la sua obbedienza, ma poi, svuotando se stesso dalla condizione di Dio, dall'essere Dio, per assumere realmente
la condizione di servo e sottolineo realmente assumendo la condizione di servo, spogliando se stesso, facendosi servo, umiliandosi, scegliendo di essere l'ultimo sullo scenario della terra. A questo proposito mi lascio accompagnare ed aiutare da quanto scrive il profeta Isaia, parlando del servo di Yahweh. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato, non ne avevamo alcuna stima, eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Ed ancora, il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Quando sono dense queste riflessioni, come mettono in discussione il nostro essere discepoli del Signore, molte volte alla ricerca del primo posto, che scansiamo le umiliazioni, l'umiltà, il servizio. La festa odierna vale a dire l'esaltazione della croce, la spiritualità della croce, la cosiddetta teologia crucis è stata, potremmo dire, il pensiero dominante del nostro caro San Pio da Pietrelcina, il primo sacerdote stigmatizzato, il fedele discepolo di Gesù Maestro, che non ha avuto paura di mettersi alla sequela del Signore prendendo su di sé la croce. La teologia crucis, Padre Pio l'ha insegnata prima con l'esempio e poi con la riflessione, attraverso le sue lettere, il suo ministero sacerdotale, a quanti si avvicinavano a lui, in special modo ai suoi figli spirituali, a quanti gli chiedevano, e queste sono parole sue, di fare le cose sul serio, di non fargli perdere tempo in un rapporto che non avrebbe sortito nulla di costruttivo e di significativo. Padre Pio non voleva perdere tempo con i suoi figli spirituali, voleva ottenere un grande, unico risultato, la santità. In due lettere del febbraio del 1913 si vede chiaramente come Padre Pio esterna il suo amore alla croce. Nella lettera del 1 febbraio 1913 gli scrive: Gesù mi dice che nell'amore è Lui che diletta me, nei dolori invece sono io che diletto Lui. Sì, io amo la croce sola, l'amo perché la vedo sempre sulle spalle di Gesù. Ed ancora, le parole che Gesù gli dice: io ti farò soffrire, ma te ne darò la forza, mi va ripetendo Gesù. Il servo di Dio Fra Modestino da Pietrelcina, già in forza del suo essere cappuccino, della nostra spiritualità, ha amato la croce, si è ispirato a seguire il Cristo crocifisso. Chi non lo ricorda nella portineria del nostro convento qui a San Giovanni Rotondo, mentre benediva i tanti pellegrini con il crocifisso? Voleva che essi si sfidassero sempre della misericordia di Gesù che passa attraverso la croce. Ha poi perfezionato il suo amore alla croce e soprattutto al crocifisso alla scuola del suo compaesano e maestro Padre Pio. Dagli studi che stiamo portando avanti come tribunale ecclesiastico, avanti ai suoi testi editi ed inediti, dai suoi diari, dai diari di Fra Modestino, è frequente trovare accenni
alla spiritualità della croce. E sarà questo il nostro impegno, nostra cura, quella, l'attenzione del Tribunale, della Commissione storica e spero dei teologi, quella di far emergere la genuinità del pensiero del servo di Dio. In questi 3 anni non posso tracciare tutto il percorso fatto, ma è necessario dire che il Tribunale Ecclesiastico, costituito ad hoc dal pastore di questa chiesa locale, Franco Moscone, ha ascoltato finora 27 testimoni, e non sono pochi perché siamo passati anche attraverso il Covid. E poi la Commissione storica sta ricercando, mettendo da parte tutto il materiale che riguarda non solo gli scritti editi e inediti del servo di Dio, ma quanto è stato detto su di lui. Voglio chiudere con un pensiero del servo di Dio, di Fra Modestino, tratto dai suoi diari. Il giorno più bello della vita dell'uomo, quando con amore abbraccia la croce di Cristo, perché in essa c'è salvezza e amore. Amen.